Buonasera dalla redazione del TG Ten. I titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Nel rapporto semestrale della DIA, l'Andrangheta descritta in tutta la sua pericolosità, un fenomeno planetario. Si avvicina la data del voto e la Calabria diventa tappa obbligata per i leader dei partiti. Oggi Salvini, Meloni e Toninelli, domani Berlusconi e venerdì Zingaretti. Beccati 13 furbetti del cartellino Torre Nova, anziché andare in ufficio all'ASP si dedicavano allo jogging e al gioco online. Il TAR dà ragione agli ex dipendenti dell'ente Fiera di Cosenza, la regione condannata a pagare quasi 1 milione di euro. I carabinieri di Rogliano scoprono un nucleo familiare che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, dovranno restituire quasi 10.000 euro all'INPS. Un uomo di 87 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dalle fiamme sviluppatesi in un appartamento occupato dal pensionato del Vibonese. Ancora buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque, un fenomeno planetario, così la DIA definisce l'Andrangheta nel suo rapporto semestrale. E poi dà un'altra notizia che già forse conoscevamo, che le cosche calabresi sono tra le più pericolose al mondo. Sentiamo. A leggere la relazione semestrale della DIA c'è da mettersi le mani nei capelli per come viene descritta la nuova Andrangheta, definita fenomeno planetario. Nelle pagine lo spaccato di una realtà che sta davanti ai nostri occhi e che seppur ancora è ancorata a vecchi rituali utilizzati per mantenere vincolati gli affiliati, frequenta le stanze del potere, si muove nel campo dell'alta finanza ed è capace di scendere a patti con tutti. È un'organizzazione viva, pulsante, sempre proiettata alla ricerca di nuovi business, pur se il traffico di droga rimane un punto fermo delle molteplici attività. L'organizzazione, la più potente e temuta, ha denari, uomini e mezzi ed è capace di radicarsi ovunque, in Italia, in Europa, nel mondo, come testimoniano le recenti indagini che hanno portato alla luce locali di 'Ndrangheta in ogni dove. La relazione della DIA restituisce lo spaccato di una consorteria duttile, capace di cambiare pelle e adattarsi al nuovo mondo, senza però mai perdere l'ancoraggio con il territorio calabrese. Dice bene Giuseppe Middio, a capo della DIA calabrese, quando afferma che tutti noi dovremmo leggere con attenzione le pagine della relazione. È importante farlo, per avere piena contezza del fenomeno. Dobbiamo disabituarci a vedere un'andrangheta storica, arcaica, con i fili di affiliazione, che comunque ci sono stati documentati, ma dobbiamo anche vedere un'andrangheta dinamica, attiva, imprenditoriale, che riesce a far soldi in tutti quei posti dove lo Stato non riesce a mettere un presidio, costituendo società fittizie, le quali a loro volta sovraffatturano e producono fatture che consentono di reimmettere, quindi ripulire il denaro prodotto con il commercio di sostanze stupefacenti, che come sapete tutti è il core business originario e più redditizio dell'Andrangheta. E qualche giorno fa la notizia della soluzione del famoso furbetto o presunto furbetto che timbrava il cartellino in mutande. Ebbene, una pratica che evidentemente non vuole proprio terminare, nonostante le tantissime inchieste, le tantissime scoperte di questa pratica davvero dannosa per le casse pubbliche in particolare e anche per il contegno. Ebbene, ci sono 13 presunti furbetti del cartellino beccati a Torrianova, invece di andare in ufficio, a quanto pare si sarebbero dedicati al gioco online e non solo. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la misura cautelare è decisa nei confronti di 13 persone, altre 25 sono state raggiunte da avviso di garanzia, tutte dipendenti del polo sanitario di Taurianova. Timbravano i dipendenti entrate ed uscita dal lavoro, ma ai compiti professionali non si dedicavano praticamente mai. Nelle loro teste altri impegni, attività private o ludiche avevano la priorità. Le fiamme gialle attraverso una complessa attività di indagine fatta di pedinamenti, videoriprese, intercettazioni, hanno ricostruito una realtà che conferma purtroppo un trend consolidato. Le 13 persone, in particolare la posizione delle altre 25, dovrà essere ulteriormente approfondita. Dopo aver timbrato l'ingresso, lasciavano la struttura per dedicarsi a passeggiate, a giocate alle slot machine, ad eventi religiosi o funerari, a raggiungere bar per leggere i quotidiani. Uno degli indagati, in particolare, ha colpito gli investigatori. Si presentava in tuta ginnica, consegnava il badge ai colleghi
colleghi e poi si dedicava allo sport preferito. Un altro, attraverso una falsa attestazione medica, si metteva in malattia e se ne andava d'estate al mare. Non solo, in molti, pur non lasciando la struttura, avrebbero praticamente bighellonato nell'atrio, ma c'è un'attività in cui la solerzia è stata assoluta, la falsa attestazione di aver effettuato molte ore di straordinario. Torniamo adesso ad occuparci dell'accoltellamento avvenuto ieri a Corigliano Rossano, un 31enne al culmine di una lite ha colpito il padre con un fendente, il genitore è ricoverato in gravissime condizioni all'Annunziata di Cosenza e il 31enne è stato arrestato, sentiamo. Questo è il quartiere di Fontanelle a Corigliano Rossano e qui nel rione Case Popolari che ieri una lite in famiglia ha avuto un epilogo drammatico. Tra gli abitanti della zona c'è sconcerto per quanto accaduto. Natalino Montalto, 31 anni, al culmine di un diverbio, ha accoltellato il padre che adesso è ricoverato in gravissime condizioni all'Annunziata di Cosenza. I carabinieri fino a tarda sera hanno ascoltato i familiari che hanno assistito alla drammatica scena per cercare di ricostruire l'accaduto. Il 31enne avrebbe avuto una discussione con il padre che pretendeva che firmasse dei documenti necessari per la richiesta del reddito di cittadinanza. Al rifiuto del figlio ne è scaturita una lite degenerata con il ferimento. Impugnato un coltello da cucina, il 31enne ha colpito il padre al petto. I familiari hanno soccorso la vittima che è stata portata di peso sul marciapiedi davanti al complesso delle Case Popolari. Rimangono ancora, vedete, le tracce di sangue. Poi l'arrivo dei sanitari del 118, la corsa verso il nosocomio cittadino. Quindi, vista la gravità delle ferite, il trasferimento con il soccorso all'Annunziata di Cosenza. Ho sentito mia mamma e anche i medici che non sta molto bene, che è un po' debole, ma si è ripreso un pochino. Tra padre e figlio le liti, secondo la testimonianza della sorella del 31enne, erano frequenti. Tra mio fratello e mio padre non sono andati mai d'accordo, si sono sempre litigati e continuano sempre a litigarsi con una minima parola, quindi... Oltre questo non so dirvi nulla. I carabinieri hanno trovato in casa il coltello sporco di sangue. Natalino Montalto, dopo il gesto, era in stato di shock. Ai carabinieri che lo hanno portato in caserma per interrogarlo, ha raccontato quanto accaduto. Adesso è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E adesso l'ampia pagina politica con quanto è successo in questa giornata. Ci avviciniamo all'appuntamento del 26. In Calabria scendono leader, ma continua comunque la campagna dei quattro candidati. Oggi ci dedichiamo alle tappe di Salvini in Calabria, alla visita di Toninelli, l'ex ministro, e alla dichiarazione di Aiello, candidato dei 5 Stelle, che invece presenta parte della sua giunta con gli assessori. Il ministro delle Infrastrutture De Micheli in Calabria a sostegno di Callipo a Catanzaro e Crotone, e Tanzi invece che prosegue il suo tour nel camper, Locride e poi questa sera a Cosenza. Vediamo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato in Calabria, oggi due tappe, la prima a Vibo, dove ha incontrato gli elettori e spiegato le priorità del partito che rappresenta. Lega, il lavoro sarà la priorità, sanità, perché sia in Calabria che in Emilia Romagna la sinistra ha chiuso troppi presidi ospedalieri, non c'è un piano rifiuti, non c'è un piano bonifiche, ci sono comuni in dissesto, la statale 106 che non può continuare a essere la strada della morte, un piano di valorizzazione dell'agricoltura, dall'olio d'oliva agli agrumi che soffrono la concorrenza sleale di paesi stranieri. Nel pomeriggio a Catanzaro, anche qui il leader della Lega ha puntato l'attenzione sugli argomenti chiave del partito per la Calabria. Abbiamo già le idee chiare di che cosa la Lega si dovrà occupare e di alcuni temi, penso all'agricoltura, alla pesca, al turismo, alla sanità e alla disabilità, porremo enorme attenzione. Le infrastrutture, ho appena finito un pranzo con le imprese, le infrastrutture sono ferme da troppi anni, quindi dalla statale 106 agli aeroporti ci sarà da fare. In piazza 11 settembre a Cosenza questa mattina l'ex ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ha incontrato militanti e cittadini rivendicando le azioni concrete del Movimento 5 Stelle. Il Movimento prima di tutto ha gli argomenti. Io sono arrivato stanotte, sono arrivato a Sibari dove arriva da settembre dell'anno scorso un bel Frecciargento che finalmente ha tolto dall'isolamento la Sibaritide, cioè una delle zone così importanti della Calabria. Siamo passati al porto di Corigliano Calabro dove arriverà l'elettrificazione.
arriverà l'acqua potabile, significa che mettiamo al centro i bisogni delle persone. Intanto il candidato Francesco Aiello, attraverso i social, ha reso nota la lista di alcune delle figure cui ha chiesto di ricoprire il ruolo di assessore regionale della Calabria. Con noi torna l'assessorato alla sanità. L'assessore scelto è Alfonso Scutellà. Per l'assessorato al turismo abbiamo Stefania Emanuele. Alla promozione agroalimentare e all'internazionalizzazione abbiamo Erika Lopez. Per il settore dell'innovazione delle start-up, Francesco Tassone. All'agricoltura e alla forestazione abbiamo Francesco Cufari. All'ambiente abbiamo scelto Nicola Abruzzese. Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli in Calabria, presenziato a 3 appuntamenti, prima a Catanzaro, poi a Crotone, per chiudere poi a Corigliano Rossano. Al suo fianco il candidato alla presidenza Pippo Callipo e il commissario Stefano Graziano. A Crotone ha parlato del problema che riguarda anche l'aeroporto. Stiamo ragionando sulla continuità territoriale con l'Unione Europea e aspettiamo risposte che ci auguriamo essere positive, perché soprattutto l'aeroporto qui a Crotone e quello di Reggio Calabria hanno bisogno di queste risposte. In secondo luogo andiamo avanti a sprombattuto sulla 106 Ionica, ovviamente con un programma temporale che vede prima l'apertura del terzo megalotto, ma sulla 106 Ionica nei prossimi 3 anni noi dobbiamo avere almeno i lavori tutti aperti, i cantieri tutti aperti. E poi la parte ferroviaria, che per me è quella più strategica in assoluto, anche sul fronte turistico. Prosegue il tour di Carlo Tanzi, candidato alla presidenza della regione. Dopo il Vibonese, il camper arancione ha fatto tappa nella Locride. Perché sono convinto che il rilancio della Calabria può avvenire solo attraverso il rilancio delle aree più abbandonate e più depresse. Tra le priorità indicate da Tanzi, il turismo e l'agricoltura. I due principali assessorati saranno quelli per il turismo e quelli per l'agricoltura, che rappresentano le principali fonti di sostentamento e di decollo economico per la Calabria. Per quanto riguarda l'agricoltura, molto semplicemente, i fondi erogati per l'agricoltura sono stati erogati solo per le grandi, per i grandi gruppi imprenditoriali da un punto di vista agricolo. Invece io sono del parere che questi fondi debbano essere distribuiti maggiormente sulle medie e piccole imprese agricole, perché noi abbiamo delle caratteristiche molto peculiari zona per zona, e anche le piccole e medie imprese agricole devono essere adeguatamente sostenute economicamente. E adesso l'allarme della Coldiretti sulla peste suina dopo il maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina. Per Coldiretti occorre dare il via libera all'obbligo di etichettatura. Dopo il maxi sequestro a Padova di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina, la Coldiretti lancia l'allarme. Con le frontiere e con la Brodo la peste suina è in agguato, ma c'è pericolo per i nostri allevamenti e salumi DOP? Lo dice la Guardia di Finanza e l'ASL di Padova, che si sono adoperati al sequestro di 10 tonnellate di carni suini provenienti addirittura dalla Cina. E loro lo etichettano come prodotto potenzialmente pericoloso per la diffusione della peste suina. Ed è chiaro che per noi Coldiretti e per le nostre aziende una notizia del genere sicuramente ci mette in allarme, anche perché nelle nostre aziende, dove si opera con la massima scrupolosità e con il rispetto di norme e leggi sanitarie, che oserei dire giustamente sono uniche al mondo, e quindi rischiare di portare delle malattie sanitarie nei nostri allevamenti provenienti da altri paesi, al danno economico si aggiunge anche la beffa. Bisogna dunque correre ai ripari, e secondo Coldiretti è necessario l'obbligo di etichettatura. Questo qui tra l'altro è stato già convenuto e concordato nella conferenza Stato-Regioni. E oggi, a seguito di questa notizia, noi rilanciamo il sollecito affinché venga dato seguito al decreto che impone l'obbligo dell'etichettatura d'origine sui derivati della carne suina. E questo è uno strumento di
di civiltà, non solo per la tutela dell'economia delle aziende agricole e dei trasformatori che lavorano ed operano in correttezza, ma anche per la tutela del consumatore. Cioè, è necessario che il consumatore, nel scegliere il prodotto da portare a casa sulla tavola dei propri figli, possa vedere in maniera chiara, nel caso specifico, da dove proviene, dove è nato quel suino, dove è stato allevato, dove è stato macellato e dove la carne è stata trasformata. E adesso i nostri 100 secondi con diversi fatti di cronaca, a partire da una famiglia che percepiva indebitamente reddito di cittadinanza, diversi soggetti, e poi un uomo di 87 anni è stato salvato dai vigili del fuoco nel Vibonese. Scoperti i furbetti del reddito di cittadinanza dai carabinieri di Rogliano in provincia di Cosenza, che hanno denunciato tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Erano riusciti a ottenere il beneficio percependo dall'INPS circa 1.000 euro al mese dallo scorso maggio. Tutto è partito dai tentativi di notificare degli atti a un 34enne di Lungro, ma trapiantato da anni a Rogliano. L'uomo risultava irreperibile. Grazie a diversi accertamenti i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo ad Altomonte, dove si era trasferito nella casa paterna. I militari hanno effettuato un confronto con la banca dati dell'INPS ed è così emerso che sia il 34enne che il padre, 59enne, erano percettori di reddito di cittadinanza. A seguito di sopralluoghi nella loro abitazione, i carabinieri hanno scoperto che una 33enne di origine romena e compagna del padre percepiva anche lei il beneficio. I tre dovranno ora rispondere in concorso dei reati di truffa aggravata e comunicazione non veritiera dello stato di famiglia, nonché restituire i circa 9.500 euro dati all'INPS. Tragedia sfiorata a Montesoro, frazione di Filadelfia, dove una casa è stata distrutta dalle fiamme. Grazie all'intervento di un giovane e un anziano che si trovava all'interno è stato salvato. Il pensionato di 87 anni stava guardando la TV quando si è accorto del fumo che fuoriusciva dalla canna fumaria. Il fuoco aveva invaso tutta la casa e l'uomo ha chiesto aiuto. È immediato l'intervento di un 27enne che è entrato nell'abitazione riuscendo a portare in salvo l'anziano. Una volta messo al sicuro l'87enne, il ragazzo è ritornato nella casa per chiudere la bombola del gas e portarla all'esterno così da evitare l'esplosione. Nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul luogo anche i carabinieri. Rinunciano al ricorso al TAR gli avvocati Franco San Marco e Nicola Carratelli, legali dell'ex prefetto di Cosenza Paola Galeone, indagata per induzione indebita a dare o promettere utilità, dopo la denuncia dell'imprenditrice Cinzia Falcone. Adesso il TAR, che dà ragione agli ex dipendenti dell'ente fiera di Cosenza, situazione paragonabile secondo il TAR dal punto di vista economico nei confronti della regione a quella dell'ente fiera di Reggio Calabria, e quindi regione condannata a pagare quasi 1 milione di euro nonostante il fallimento avvenuto nel 2015 dell'ente. La Regione Calabria dovrà pagare circa 1 milione di euro per ottemperare una sentenza del TAR in favore di 11 ex dipendenti dell'ente autonomo Fiere di Cosenza, dichiarato fallito dal Tribunale Cittadino nel 2015. L'ente gestiva, tra le altre cose, le cupole geodetiche di Viale Magna Grecia e le attività al suo interno. Ha vinto una causa nonostante il fallimento e la decadenza della personalità giuridica, dichiarata dalla Regione Calabria nel 2014 per la grave situazione finanziaria in cui versava e che ha portato poi l'anno successivo al fallimento. Nella sentenza si legge che, considerato che il TAR di Catanzaro aveva già accertato che la legge regionale numero 9/2007 ha esteso ai dipendenti dell'ente autonomo Fiere di Cosenza le disposizioni inerenti all'ente fiera di Reggio Calabria, e in particolare l'articolo 4, che prevede il versamento di un contributo regionale annuo di lire 300 milioni per spese di funzionamento, in seguito ad ulteriore ricorso proposto dai medesimi esponenti, il TAR di Catanzaro ha accertato che la Regione Calabria si è limitata a versare solo la somma di 300.000 euro, violando il dispositivo della sentenza. Alla condanna della Regione Calabria nel giudizio di ottemperanza consegue il pagamento in favore della curatela del fallimento di 939.000 euro, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sino al soddisfo pari all'importo annuale dovuto di circa euro 150.000, moltiplicato per 8 annualità dal 2007 fino al 2015, in cui è stato dichiarato fallito l'ente autonomo, al netto della somma già corrisposta di 300.000 euro. Il TAR ha inoltre nominato un commissario ad acta per il recupero delle somme, qualora entro 90 giorni la Regione Calabria non dovesse ottemperare.
Allora, ci sono i primi risultati che riguardano questo turno infrasettimanale della Serie C. Il Teramo ha battuto il Catanzaro per 1-0, la rete di Bombaggi. Il Bisceglie ha battuto il Rende con il medesimo risultato, quindi esordio amaro per Pino Rigoli, che ha avuto davvero pochissime ore di tempo per insediarsi e conoscere i biancorossi prima di mandarli in campo. E poi vince ancora il Monopoli in Calabria, in trasferta, dopo la vittoria a Catanzaro, vince anche a Vibo Valentia. A segnare il gol vittoria Azio Osmanovic. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. Il rinforzo dell'alta pressione favorirà una fase stabile per alcuni giorni e le temperature subiranno un rialzo, risultando di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali, a causa dell'arrivo di correnti meridionali attivate in risposta alla presenza di un vortice di bassa pressione presente tra Penisola Iberica e Nord Africa. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature in ulteriore rialzo. Passiamo a mari e venti. Domani calmo il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.